Una di queste lettere contiene tutto l'elenco dei libri del Nuovo Testamento ed è ovviamente l'elenco che comprende tranquillamente anche questi testi. Come risposta a Girolamo ci sono stati questi due sinodi, sinodo di Ippona e sinodo di Cartagine, a pochi anni di distanza, ai quali ha partecipato anche Agostino. Questi sinodi sono importanti non solo per il canone del Nuovo Testamento, ma sono importanti anche perché hanno stabilito che nella liturgia si legge solo la scrittura, non per esempio gli atti dei martiri, come invece continua a fare la Chiesa ambrosiana. Quando celebrano la memoria del martire, leggono la prima lettura, la seconda lettura, la terza lettura e al posto dell'omelia adesso leggono la passio, cioè il documento storico che dice come è stato processato e come è stato ucciso questo testimone cristiano. In questi secoli invece la passio sostituiva la parola di Dio e i vescovi hanno detto no, parola di Dio è parola di Dio, poi si può leggere la passio dopo, ma non al posto. La Chiesa ambrosiana ha mantenuto questa consuetudine. E terza cosa importante, in questi due sinodi è stata la decisione di fare i testi liturgici scritti per l'ignoranza del clero. Ed è scritto esplicitamente proprio perché la gente non ride per la scarsa conoscenza di grammatica e di teologia del sacerdote, bene che i vescovi preparino la colletta scritta, il prefazio scritto, il canone scritto, l'orazione alle offerte scritto, l'orazione dopo la comunione scritta. E nessuno osa inventare. Altra risposta a Girolamo, questi due documenti. Girolamo non viene bastonato, ma c'è questa chiarezza. Poi vi spiego perché non viene bastonato. C'è questo giovane vescovo, Esuperio di Toulouse, il quale scrive al Papa e dice: senti, io sono giovane, qua c'è un po' di fluttuazione, voglio sapere quali sono i testi. E Innocenzo, Papa, nel 405, scrive una lettera dove c'è l'elenco dei libri biblici degli agnostici, cioè il canone lungo. Pochi anni dopo c'è il cosiddetto decreto Gelasiano di Roma, 13 anni dopo, dove c'è lo stesso elenco. Noi dobbiamo tenere presente che l'unanimità del canone viene raggiunto più o meno verso il V secolo. Perché? Non perché le chiese sono anarchiche, ma perché con il IV secolo si affina la tecnica del libro, non tanto puramente tecnico. Mentre prima noi abbiamo vari volumi, la Sacra Scrittura era composta da 4, 5, 6 volumi, con le nuove tecniche di rilegatura si può fare la Bibbia in un volume solo. E nascono i codici. Io dovevo portarvi oggi il codice B, non mi è stato possibile, garantito per la prossima volta. E così vedete un codice del IV secolo. È un facsimile, costa l'ira di Dio, e vedete come erano le Bibbie allora, in un unico volume. Questa tecnica ha messo pace, solo questo fatto tecnico ha messo pace. Perché? Quali sono i libri biblici? Non si faceva più l'elenco, si consegnava il manoscritto in un unico volume. Per cui nessuno poteva dire, ma ho perso un volume della raccolta, quindi non lo so. No, questo è.
XVI secolo. Passano dunque 11 secoli in cui non ci sono problemi. A Firenze nel 1441 c'è un concilio ecumenico per tentare il dialogo con una parte del mondo ortodosso che 400 anni prima si era separato, 1054. E ortodossi e cattolici convengono nel dire: questo è il nostro canone, questo è l'elenco dei libri, identico il tuo al mio, identico il mio al tuo. Lutero, qualche anno dopo, quando si stacca dalla Chiesa, rifacendosi all'Ebraica Veritas di Girolamo, ricordate? Girolamo è quello che dice: per l'Antico Testamento teniamo solo i libri scritti in ebraico, copiamo gli ebrei. Lutero dice: copiamo gli ebrei secondo quanto Girolamo aveva suggerito. E quindi i protestanti hanno il canone corto, dove mancano quei 7 libri di cui parlavamo prima. Ora, tutti i derivati, le chiese, meglio sarebbe dire le comunità derivate da Lutero, quindi tutto il mondo protestante, anglicano compreso, hanno il canone corto. Perché i testimoni di Geova hanno il canone corto? Perché sono derivati dal protestantesimo americano. Per cui conoscere le origini di queste confessioni cristiane è importante, proprio perché ti dà la radice di certe scelte. E perciò quei testimoni di Geova è inutile discutere, perché loro non accettano la preghiera per i morti, noi sì, proprio perché noi abbiamo il secondo libro di Maccabei, loro non ce l'hanno. Noi accettiamo la sopravvivenza dell'anima perché abbiamo il libro della sapienza, loro no, perché non ce l'hanno il libro della sapienza. Ora, il nostro amico dice che quando c'è l'assenza dell'originale ebraico non si prende in considerazione il testo. Sono successe delle cose simpatiche, perché le scoperte sono sempre rivoluzionarie. 1896 si scopre il Siracide ebraico, era conosciuto in greco fino a... Lutero conosceva il Siracide in greco. Noi abbiamo scoperto il testo di Ben Sira. E ancora oggi continuiamo a scoprirlo, perché vengono fuori frammenti di qua, di là, di là. Io ho tanta speranza che aprano i bauli del console russo al Cairo alla fine dell'Ottocento. Sono 100 anni che l'ha chiuso tutto, ma non solo i suoi bauli. In quei sotterranei dell'Eremitage c'è di tutto, tutto chiuso. Perché non vuoi andare lì? Troppe verità. Io temo che ci sia stato durante il periodo del regime comunista una presa di posizione. In quei bauli ci poteva essere qualche cosa di utile per la Chiesa o per le chiese cristiane. Quindi lasciamo là, non si tocca. Perché aprire quei bauli non significa solo prendere la chiave e aprire, ma significa poi catalogare, restaurare, e forse queste spese non sono ritenute per il momento proficue. Dunque vi dicevo che il nostro amico Lutero ha fatto questa scelta, e adesso sono guai, perché del Siracide abbiamo il testo ebraico. Ma, se vi ricordate, nell'elenco che abbiamo visto c'è anche questo signore. A Qumran è stato trovato e il testo ebraico e il testo aramaico. Questo è quello. Per cui
Troveremo anche il testo di Giuditta, non c'è problema, troveremo anche questo. L'importante è avere pazienza, perché le scoperte non si fanno quando l'individuo vuole, ma molto spesso sono fortuite, soprattutto le scoperte archeologiche. E quindi la cosa però che è interessante è riflettere come la Chiesa abbia sempre mantenuto questa fedeltà al canone originario nonostante tutte queste contestazioni. Una cosa che forse Martino non ha voluto ricordare è questa famosa frase di Girolamo: Melius esse iudicans fariseorum displicere iudicio ed episcoporum iusionibus de servire. Latino quasi maccheronico, se volete. Non è un gran latino, ma sotto il profilo culturale è chiarissimo. Lui dice che giudica che è meglio dispiacere, non è displicere, ma è displicere. Meglio dispiacere alle valutazioni critiche dei farisei e obbedire alle direttive degli episcopi. Lui giudica che è molto meglio andare contro le valutazioni critiche dei farisei e obbedire alle direttive degli episcopi. E quindi l'ebraica veritas in Girolamo diventa una specie di ipotesi di lavoro, ma non una scelta teologica. Da che cosa viene convalidata questa lettura? Dal fatto che Girolamo nelle sue opere teologiche, ma anche nelle sue lettere, adopera i deuterocanonici come scrittura. Quando lui deve provare una verità di fede, cita un testo deuterocanonico che lui avrebbe dovuto non citare, perché secondo l'ebraica veritas non dovrebbe essere parte del canone. Da qui riusciamo a capire che per Girolamo l'ebraica veritas era una specie di ipotesi, niente di più, perché poi di fatto lui confessava questa obbedienza agli episcopi e contemporaneamente nei suoi trattati adoperava i testi biblici deuterocanonici come scrittura. La risposta definitiva a Lutero viene dal Concilio di Trento esattamente fra un mese, l'8 aprile. Lì c'è la definizione dogmatica solenne. Semel una volta per tutte, semel pro sempre. Fa l'elenco dei libri, io ve l'ho risparmiato, e conclude: se qualcuno non accogliesse come sacri e canonici gli stessi libri interi con tutte le loro parti, e noi diciamo chissà perché questa pignoleria, non hanno già detto interi, perché devono mettere con tutte le loro parti? Perché se io e un protestante leggiamo il libro di Daniele, tutti e due abbiamo il libro di Daniele, solo che il mio libro ha due capitoli in più del suo, perché gli ultimi due capitoli sono in greco e Lutero ha cacciato via questi due capitoli. La risposta del Concilio di Trento è: tutti, interi, con tutte le loro parti, come si è soliti leggerli nella Chiesa Cattolica
e si trovano nella Vulgata latina. Quindi Trento dice: qual è il canone? Quello della Vulgata latina. Chi ha fatto la Vulgata latina? Spiego? Per questo il nostro amico forse non era a conoscenza di tutte le conoscenze che abbiamo noi oggi. Quindi io trovo nella Vulgata latina non la traduzione corretta, ma trovo l'elenco corretto. Per cui si parla di canone. Non si parla di buona traduzione. Si parla di elenco. E consapevolmente disprezzasse le suddette tradizioni si è scomunicato. Tanto per gradire. Si fanno una doppia numerazione. Una tra parentesi. Prima non... Sì, allora, nel Siracide è così, e in pochissimi altri testi c'è un brano di Geremia, per esempio. La numerazione è testo greco, testo ebraico. Quando c'è la doppia numerazione, sappiate che è la doppia numerazione del greco e dell'ebraico. Gli ultimi tre non hanno il secondo numero. Gli ultimi tre? Sì. Di che cosa? Cosa vuol dire l'ultimo? No, un momento. Altro è il numero dei salmi, altro è il numero dei versetti. Allora distinguiamo. Arrivo. Se voi leggete il Siracide, il 30% del libro del Siracide ha una doppia numerazione dei versetti. Perché altro è la numerazione greca, altro è la numerazione ebraica. Molto spesso la numerazione coincide, altre volte non coincide. Quando non coincide, la Bibbia di Gerusalemme riporta tutti e due i numeri. Perché ci sono dei commenti fatti solo sul testo greco e ci sono commenti fatti solo sul testo ebraico. Allora, uno che legge il testo greco non ha difficoltà a trovare i versetti. Uno che legge il testo ebraico non ha difficoltà a trovare i versetti, uno che legge l'italiano ma legge i commenti deve poter trovare questi e quelli. Quindi avete la doppia numerazione dei versetti. Per quanto riguarda i salmi, è successo un piccolo pastrocchio al Salmo 10. I traduttori greci hanno preso il Salmo 9 e il Salmo 10 e li hanno impacchettati. Scusate, Salmo 10 e Salmo 11, li hanno impacchettati, lo hanno fatto diventare uno solo, lo hanno chiamato 10. Per cui il Salmo successivo l'hanno chiamato 11, ma in ebraico hanno una 12. E questo fino al Salmo 147. Procede con la doppia numerazione. Quando voi trovate nel Salmo la doppia numerazione, la cifra più alta è quella ebraica, la cifra più bassa è quella greca. Fine del problema. La Chiesa ha sempre pregato solo e unicamente con il testo greco, da cui deriva il latino, per cui i salmi che trovate nel foglietto della Messa hanno il numero basso, hanno il numero di una cifra più bassa, perché deriva dal latino, deriva dal greco. Mentre quando io faccio l'esegesi vi do sempre il numero dei salmi ebraico, e quindi avete la cifra più alta. Quando lei si trova a discutere con dei protestanti di certe persone... Si mangia bene. Il suo livello, diciamo, sì. O persone di culture superiori che conoscono la Bibbia e conoscono tutte queste cose qua, lei nota che qualcuno ritorna al cattolicesimo oppure no? Alcuni sì. Alcuni sì. Un caso eclatante, bellissimo, appartiene a un recente passato, è il professor Scheer, un genio dell'esegesi di San Paolo, protestante, cattolico. Ci sono questi passaggi, sono rari, non pensiate che siano frequenti, perché
la scienza aiuta molto la fede, ma la fede è un'altra cosa. E allora è comprensibile che sia difficile per queste persone dire ho sbagliato. A tutti non costa dire ho sbagliato. Figuriamoci quando l'argomento tocca la fede. Preferiscono una specie di strada intermedia. Molti dicono, ok, noi non abbiamo nel canone, ma riteniamo testi estremamente importanti per la riflessione teologica. Non è un atto di fede, ma non è neanche un rifiuto, come veniva fatto dai protestanti o viene fatto dai protestanti duri e puri. Peggio ancora per l'Islam. Beh, siamo in un altro mondo. Siamo in un altro mondo perché l'Islam non accetta niente del nostro canone. E viceversa. È una questione di apertura mentale? No, il problema è che il Corano è un altro libro. Noi cristiani sappiamo che il canone si chiude, e lo dovevamo affrontare adesso, il canone si chiude praticamente con l'autorità dell'ultimo apostolo. Il Corano è del VII secolo. Non può andare d'accordo con questo criterio. Nessuno scritto che non sia stato approvato da un membro del collegio apostolico può ritenersi canonico. L'Antico Testamento non fa problema perché il collegio apostolico lo ha approvato, perché Gesù ha adoperato i testi veterotestamentari. Gesù ha detto che sono ispirati, dunque Gesù ci dice che sono canonici. Per quanto riguarda i testi del Nuovo Testamento, non c'è nessun testo che non abbia autorità apostolica, diretta o indiretta. Il Corano ha autorità apostolica? No, sì. Secondo criterio, l'uso liturgico. Ma il Corano è stato letto in chiesa come parola di Dio. E siccome traditio est, tutto ciò che i cristiani da sempre ovunque credono, il Corano non fa parte della tradizione. Gli altri criteri che si adoperano, e finiamo perché abbiamo già superato le 11:30, è la grande antichità dello scritto. Il Corano è del VII secolo. E addirittura posteriore agli apocrifi. Deve corrispondere ad una ortodossia ecclesiastica e dottrinale. Il Corano non risponde, non ha la Trinità. Funzione edificante e costruttiva dello scritto. In questo caso sì, il Corano ha una funzione edificante e costruttiva. Siano riusciti storicamente dalla maggior parte delle chiese apostoliche. Il Corano non appartiene a questo. La loro citazione come testo biblico da parte di autorità patristiche riconosciute. Il Corano non è citato come autorità, da autorità patristica riconosciuta. Se vi ricordate, la ispirazione era Dio, uomo, testo, chiesa. Il Corano non ha la recezione da parte della chiesa. Cioè tutti questi elementi, l'insieme di questi elementi, danno la certezza del canone. Uno potrebbe dire, andiamo velocemente alla tradizione, non se ne parla altro. Sì, la tradizione non è obbedienza cieca. Se noi studiamo la tradizione, vediamo che i criteri sono questi. I primi due sono i più importanti, gli altri sono, diciamo, completivi. Amen. Quali problemi non abbiamo toccato? E forse io avevo intenzione di toccarli, ma forse non avevamo proprio potuto per il tempo. Allora, possono esistere altri libri ispirati che non sono presenti nel canone? Corano.
risponde, no, tu e vi avrei spiegato, rifacendomi a questi criteri, perché. Quale valore hanno gli apocrifi? Abbiamo appena accennato, ma forse meritava dire quali sono gli apocrifi, quali sono i contenuti, le epoche. Che cosa significa con tutte le loro parti? Abbiamo detto. Che cos'è il canone nel canone? Kesman, discepolo di Bullman, dice: tutti i testi che parlano per la giustificazione della fede sono il canone più importante. Gli altri sono scritti di contorno, ma anche gli altri scritti fanno parte del canone. Allora, secondo lui, esiste un canone ristretto dentro al canone grande. Il canone ristretto è dato da quei libri che contengono la giustificazione per la fede. Il canone normale sono questi più gli altri. Sapete chi ha distrutto la teoria del canone del canone? Hans King, quello che Giovanni Paolo II ha destituito da teologo cattolico e ha tirato via la cattedra, e la Svizzera ne ha creata una su misura. Lui non ha mai smesso di insegnare. E l'argomento è semplicissimo. Dice, primo, chi ha detto che la giustificazione sia quella che pensi tu? E quindi, se tu parti da un'ipotesi, tutto ciò che ne risulta è pura ipotesi, quindi il canone nel canone è un'ipotesi. Ed in ipotesi non dà turtesis, non si dà certezza. Seconda cosa, dice, le verità di fede sono solo nel canone più ristretto? Risposta, no, e allora noi abbiamo più fede di voi, perché noi accettiamo tutto, e voi accettate solo il canone nel canone. Non ne hanno più difetto. E l'ultimo problema è la nuova impostazione della nuova ermeneutica di Sanders e Childs. Questo lo possiamo spiegare quando faremo i metodi ermeneutici ed esegetici. Vi raccomando di tenere presente questo piccolo particolare. Grazie, arrivederci.